Ragazzi, bentornati in questo nuovissimo episodio della Dapocraft, episodio 3, parte 2. In questo episodio andremo a costruire la casa, ma bando alle ciance, vi lascio subito al video. Casa, magari il piccone mi serve. Ci serve il ferro, perché a me vita lascia. Degli stecchini, 3, 2 giusto, gli stecchini. E facciamoci l'ascia in ferro. Allora, dopo tutto il casino, questo episodio sarà lunghissimo, possiamo andare a costruire la nostra casa. Intanto, guardandomi in giro, stavo pensando in cima a questa collina. Voglio fare una casa alta, perché sono strabelle le case di montagna. Su Minecraft, ma proprio le montagne sono belle su questo gioco. Direi di spianare tutto. E non mi sono fatto la pala. Perfetto. Ok, ragazzi, le pale sono state fatte. Me ne faccio anche un'altra. Pale fatte e iniziamo a spianare tutto. Ragazzi, ora abbiamo finito di spianare. Forse un giorno farò anche la zona in cui sono gli scheletri. Ok, quante frecce. E iniziamo a costruire la nostra casa. Allora, direi di fare un'entrata tipo così. Sì. E poi magari da qui in poi facciamoci un po' di blocchi, direi anche uno stack, perché sì, togliamo la pala, di fare qualcosa di questo tipo. Intanto vediamo, come viene prima di tutto. Quanti blocchi è di qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Direi di fare la stessa cosa di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scaviamo. Prendiamo la pala magari. Anche se è quasi del tutto rotta. Ok, poi da qui che facciamo? Che si fa? Vediamo un po', cosa mi viene in mente. Allora, facciamo così. Poi adesso per ora questa è una bozza. Facciamo che qui finisce. Facciamo anche di qua e continuiamo. Allora, poi dovremmo perché allora non fare una cosa di questo tipo? No, ragazzi, non mi sta piacendo, abbatto tutto. Non mi sta piacendo affatto. Abbatto e rifaccio tutto da capo. Allora, l'idea dell'arco che entri mi piace. Però, allora, diciamo che io non ho mai fatto una casa, casa, come dire. Le case le ho sempre fatte interrate, robe così. Quindi vediamo un po' che cosa mi viene in mente. Magari fare una casa dentro la montagna e magari fare delle finestrelle qua e là in mezzo alla montagna. Ci potrebbe anche stare, però per adesso non mi viene veramente nulla in mente se non di fare una casa fatta dentro la montagna. Allora, qui è bello perché si potrebbe fare una scalinata che entri.
E vediamo. Ok, non ci ha attaccato. Perché qui ci sono le caverne, però non sono caverne complicate, vero? No, 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 per fortuna no. Oh mamma, qui scende. No, si ferma, perfetto. Voi non vedete nulla perché non mi sono portato le torce. E per adesso direi di farla qua. Si potrebbe usufruire il fatto che la caverna è già scavata. Ora che ci penso. Si potrebbe usufruire, però non mi piace. Tanto come cosa. Magari l'entrata la facciamo di qua, che è tipo un corridoio, e dopo qui c'è la sala grande. Si potrebbe fare, però per adesso direi di iniziare a scavare. Limitarci a fare soltanto questo. E poi vedremo. Mi faccio delle TNT perché mi sa che sennò qui non ci sbrighiamo più. Prendo della sabbia che un giorno ripiazzerò, prometto. Però per il momento è una questione d'urgenza. Comunque, sì, a questo punto penso che dividerò il video in due parti perché sennò viene troppo lungo. Gunpowder ne dovrei avere anche tanta, con tutti i creeper che ho ammazzato in caverna. Prima, dopo. Dov'è? Dov'è? 6. Pensavo di averne molta di più. Tipo 20. Vediamo quanto ne riusciamo a fare. 2. Un po' così, però. Intanto è arrivata anche notte. Quindi meglio dormire. Ci facciamo la torcia di redstone, che non ho. Ho preso lo stecchino per attivare la TNT. Dormiamo. Ok. Prepariamoci. Non vediamo nulla perché è tutto buio. Magari qua. Mi sta piacendo perché nella mia testa ho tutta una serie di idee. Oh, mettiamo la torcia di redstone, che poverata. Aspettato del carbone, possiamo farci le torce. Oh, in diretta. In diretta no, perché non siamo in live. Magari fare qualche live in cui costruisco la casa sarebbe interessante. Scaviamo. Proprio come l'avevo in mente, però qui dopo ritapperò. Sì, ritappo qui. A meno che in futuro, ma parliamo del futuro, qui ci faccio la rampa per le elitra. Però stiamo viaggiando troppo veloci con la mente. Per adesso ci dobbiamo concentrare a fare una umile casa. E sento un rumore di un ragno. E qui su non mi piace affatto, perché ciò vuol dire che da qualche parte c'è una caverna che ospita un ragno, magari. E qui sotto non penso. Vedremo. Col tempo che staremo in questa casa, impareremo tutti i buchi che ci stanno. Ok, che qui si entra. Qui è come se fosse una sorta di corridoio appena entri. E poi qui c'è la sala principale, in cui ci sarà magari
un tavolo, delle ceste. Magari si può costruire un divano che guarda da fuori, un balcone che guarda la torre dei villager, non lo so, o il villaggio, sorveglia il villaggio. Per adesso direi di limitarci così e iniziare a fare il pavimento. Intanto, se avete qualche idea da darmi, nei commenti scrivete con hashtag dopo consiglio, magari evitate di scrivere hashtag dopo ammazzati. Mi si sta per rompere il piccone. Aia! No. Limite, se devo fare il giro assurdo della morte. Che si è droppato! Oh. Ho finito il legno, rifacciamocelo. Ma mettimelo qui nell'inventario, c'ho lo slot libero. E tralasciando questo, che orribile, adesso lo spacchiamo. Già sembra più un'entrata di una casa. E direi per questo episodio di fermarci qui. Andremo avanti nel prossimo episodio. Per questo è tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e condividete, poi cos'altro bisogna dire a fine video, non lo so, e adios.